Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro malandato Ciccio Gamer 89, che sto influenzatissimo. Sto influenzatissimo, ma sto qui a registrare per voi, cari miei. A registrare per voi. Sono esattamente le 11:35 di notte. Le 11:35 di notte e sto qua. Allora, voglio andare a vedere la quest. Possiamo andare a caccia grossa, ma la faremo in futuro. Possiamo trovare Gesù. E direi che possiamo... Io direi di andare a trovare Gesù. Sinceramente voglio andare a trovare Gesù tipo tantissimo. Quindi oggi andiamo a caccia di Gesù. Signori, tanti bei pollicioni in su per sta serie, mi raccomando. Ve lo dico già da adesso. Non so se questa sera ho upperotte Last of Us, perché comunque non sto benissimo. Febbre, mal di denti, c'ho tutto praticamente. E me lo vorrei godere anch'io. Quindi non lo so se domani riesco cioè oggi a uppare Last of Us, e noi ce ne andiamo via prima che ci attaccano quelli là. Va bene. Dobbiamo trovare Gesù. L'altra volta l'abbiamo trovato che si nascondeva in mezzo alle panchine. Secondo me, il bastardello, detto fra così amicizia, sta qua. E che... Gesù! Dove sarà mai Gesù? Pronto, Gesù? Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. Grazie mille. You can call me once per day with this. Ma non ci credo. But I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Olè, abbiamo trovato Gesù. E da quello che ho capito, adesso lo possiamo evocare. No. Evocazione sbloccata. Grazie, Gesù. Gesù, se ti dico... Sorry, I can only help you once per day. It's not like I can be everywhere at once. C'ha ragione comunque, eh. C'hai ragione. Mamma mia, cara, io... Ragazzi, ma non è che qualcuno c'ha un Cartman... quello là del bastone della verità? No, eh. Quindi, facciamo... C'abbiamo i bambini e... Non c'abbiamo altro. A sto punto direi di andare a reclutare i Dark. Quindi andiamo a reclutare i Dark. E la scuola, se non dico cacchiate... Madonna, quanto mi mancava giocare a sto gioco. È troppo, troppo bello. Grazie, sì, lo so, Gesù, ormai è il nostro... Raga, ormai noi e Gesù stiamo così praticamente. Guarda quanto è bello in foto Gesù. La scuola è questa. Quindi dobbiamo andare qua. Io uso tre qua. Popi popi. Cacchio ce ne frega. Dobbiamo trovare altri due popi popi. Ne dobbiamo trovare altri due. Quindi oggi andiamo a sbloccare loro perché ci serve una mano. Non mi ricordo per che cosa. Sicuramente contro gli elfi. Dobbiamo andare qua. Eccomi. Caricamenti ovunque. Pronto? Pronto? Ciao zii! Aspetta, vado a parlare col capo, perché tanto è lui il capo, mi sembra. Ciao zio! Ciao! Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. Ma qual è il problema? What's Quale this? Tristezza. Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Ebbe. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. No. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. Ma porello. No, we can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Quindi? Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Ok. Quindi l'oggetto rimosso è anticonformismo. Autonomismista. Devo praticamente vestirmi come loro. E come cacchio faccio? Trova delle segrete, trova del caffè, compra dei vestiti da Dark. Compra dei guanti da Dark. Compra un cappello da Dark. Fin qua io ho capito che devo comprare roba da Dark. Fin qua va bene tutto. Ma dove trovo tutta sta roba? Cioè, il caffè penso di sapere dove lo posso trovare, giusto? Quindi, se noi antiche... Compro un cappello da Dark e indossalo. Tipo? Dove? Ah, bevi caffè molto Dark, acquista una miscela oscura. Poi devo andare qua. Ah, vedete, c'ho tutto qua. Usiamo il viaggio veloce, perché prima mi sembra che l'ho chiamato teletrasporto addirittura. E mi teletrasporto... Ancora. E facciamo il viaggio veloce qua. Usciamo e dovremmo comprare tutte quante le cose che ci servono per diventare dei Dark. Ma io non vedo ora di evocare Gesù. Cioè, sinceramente, vogliamo mettere evocare Gesù? No, ma parte. Gesù mi ha inviato un nuovo messaggio. Aspetta,
Gesù mi ha inviato un messaggio. Devo vederlo per forza. Aspettate. Ragazzi, il vostro cuore è il primo posto dove tutti guardano. Non mi nasconderò lì dentro. Prestatemi fede, ok? Ortacci de Peppe. Bellissimo. Bellissimo. Quindi, tipo, se devo andare qua, compra dei vestiti da Dark. Innanzitutto, dato che ci siamo, andiamoci a prendere il caffè. Perché qua dentro possiamo renderci il... Pronto, mi serve... mi servirebbe del caffè. Allora, dov'è il coffee? Questo potrebbe essere la miscela oscura. Potrebbe essere quello là. Ok. Oh, ci abbiamo l'uomo. You'll receive fresh homegrown emails. Then we'll sell your information to local spammers. Però. Sure, we could sell it to one of the big national spammers, but I guess we just... Andiamo, aspettate, vogliamo andare... Oh, cazzo, è pieno di cose. Aspetta, rimango fermo qua, perché non mi va di lottare contro questi elfetti del cacchio. Abbiamo trovato del caffè. Però, sinceramente, io voglio andare a sconfiggere... dov'è? Sconfiggi l'uomo orso maiale. Da Dio? Ma sempre tutto da Dio, cioè? Ma che è davvero? Vicino alla chiesa c'è l'uomo orso maiale. No. Hey, there he is. New che kid. Cosa? New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight. Io combatto. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. No, io combatto, scemi. There is no way you can win and fighting this will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Voglio combattere. Okay, let's get this over with. Ma fa frega, ma non capisco, ma che mo decidono loro? Ma vabbè, non mi fate incazzare che io... Cioè, no, adesso non evoco. Non evoco Gesù. Allora, evocazioni. C'ho... Dov'è il... No, non mai. Penso di... Mister Hanky. Hurry up. Voglio evocare Mister Hanky, vai. Tempesta di merda. Ciao. Ma che cazzo è? È potentissimo. We tried to warn you, it was useless, but you just had to go and try and fight. Aia! Ci hanno tirato una martellata qua per capo e collo. Che tempesta di merda comunque, oh. Elfi del cacchio. Ma quanti sono? Ma quanti sono? Una lancia incredibile. So, you're the new kid everyone is talking about. Ma è bastardo. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked it. Cosa probabile? We're currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone. Io sono Sir Coglionazzo. Quindi non ci provate proprio. Io sono Sir Coglionazzo. I am sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Ok. Sto sbloccando roba. Roba ovunque. Oh, guarda, c'è quello. C'è quello veloce. Posso comprare qui cose? Ragazzi, fidatevi, sono 31 minuti che sto registrando. È impossibile attualmente battere l'uomo orso maiale. Ragazzi, vi giuro, è impossibile. Io non ci sono riuscito. Davvero, io non ci sono riuscito. Quindi, facciamo un'altra quest, perché non ci riesco proprio. E facciamo l'uomo orso maiale, non ce la faccio. Quindi compro un cappello Dark e indossalo. Mi dice tipo di andare qua. Giustamente, adesso che ho visto le magliette, mi sa che c'ha tutto sto stronzo. Allora, vediamo un po'. È probabile che lui ci abbia tutto quello che ci interessa. Costume Dark, prendiamolo. Cappello Dark, guanti Dark. E non penso che ci serva altro, giusto? Quindi, se adesso noi andiamo all'inventario e ci mettiamo Cappello Dark. E ok.
Costume Dark. È ok. Guanti Dark. È ok. Dovremmo averci tutto. È possibile? Obiettivo: compra un cappello Dark fatto. Compra dei vestiti Dark fatto. Compra dei guanti Dark fatto. E che cosa ci manca per fare la quest? Vediamo un po', Trova un pacchetto di sigaretta da qualche parte a Swat Park. Dobbiamo andare fino là sopra. Ah, da Jimbo Guns. È per forza. Andiamo da Jimbo, va. Jimbo! Get lost, kid. We're trying to smoke here. Ma venite qua, mi serve. Ma vaffanculo, va, bastardelli. Datemi quelle fottute sigarette che io devo andare avanti con le quest, che devo ammazzare l'uomo orso maiale, che è tipo impossibile. I am Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. Vedete, per esempio, qua le evocazioni le posso fare. Ma non capisco perché prima non le potevo. Vabbè, comunque. Facciamo le abilità e schifiamo un po' di gente. Che ne dite? Pam, pam, pam. Boom! Cioè, questi li spacco proprio, raga. Cioè, questi li spacco veramente. Utilizziamo lui. Perché no? Facciamo così. Boom! E la madonna, ma quanto toglie questo? Ma che ragazzi, non mi fate niente. Ma bello, ma dove vai? Mamma mia. Quindi pistiamo di botte lui. Vieni, vieni. Ah! E se ne va. E se ne va. Ripistiamo loro, ma penso che. Boom! Oh ragazzi. Ma che roba è? Fighissimo. Fighissimo. Quindi me le date le sigarette o vi devo spezzare le ossette? Oh, eccole qua. Trovate le sigarette. Che poi mi davano anche il caffè volendo, Quindi accendino zippo. Figo quello là. Noi stiamo a livello 7. Fatemi vedere una cosa però. Perché invece che a me la puzza de cacca sul pisellotto non mi va tanto bene. Poi già che c'ho sto pisellotto è tutto un modulo da dire. Se io voglio modificare questo e ci voglio mettere il fuoco, questo qua. 25 danni da fuoco in caso di attacco perfetto. Mi piace molto di più questo, ma tanto tanto di più. Quindi dobbiamo andare dai Dark. Ritorniamocene dai Dark e vediamo un po'. Bello, c'ho il pisellone infuocato adesso. Eccoci. Eccomi. C'ho anche il pisellone di fuoco, tra l'altro. Vai. Oh, Becca. Joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Oh, però che palle! Bene, aspetta fuori. Allora, stiamo entrando dove sta la riunione che dobbiamo attaccare il cartello al tavolo. It isn't right, I tell you. Out of nowhere this huge Taco Bell is being built and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered and school should be able to resume soon. Pensa un po'. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' guardate, What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Sor Coglionazzo. Bellissimo. Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Ma tanto non parla! Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. Ah, degli alieni! This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't gonna do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will! Come on! Let's go! Come on! Ok. Salve! Fact conformist! Yeah! Fatemi una foto! Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. Dammi quel cartello! We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over grazie, your parts. Grazie, modestamente. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oh, attenzione.
Attenzione. Va bene, signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Non so quanto dura il video, ma io ho registrato 40 minuti. Signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Se avete consigli come battere l'uomo orso maiale, datemeli. Ciao!